Buongiorno amici, sono le 7:20, oggi domenica 5 maggio, io sono a Braga e sto andando per la maratona, sto andando verso la linea di partenza. Adesso prendo il tram, ci sono 2,5 km lontano da qua, potevo fare anche una corsetta di riscaldamento. Siccome che arrivo lì un po' prestino, allora inutile fare il riscaldamento adesso, magari faccio più tardi insieme con Lorenzo e con gli altri ragazzi. Ok? Venite con me, vi farò vedere la maratona, vi farò vedere il percorso, dovrebbe essere una bella maratona, speriamo. Eccomi, sono arrivato in piazza dell'orologio, ho un po' di, diciamo, preoccupazione per questa maratona, non so come va andrà a finire, non so esattamente della mia condizione fisica, però siccome che ho un problema alla schiena, la gamba sinistra mi dà molto fastidio. Quindi devo correre, devo spingere più con la gamba destra e poi non si sa, al 30° chilometro, 35° chilometro, anche la gamba destra, se non cede va bene, se cede sarà grave. La cosa che conta di più in una maratona, a differenza della gara che io ho partecipato il 1° maggio, 10 km, 10 km, devi, quando metti il pettorale, devi dare tutto, devi partire anche forte, devi. Finire, come si dice, fortissimo. Invece la maratona non è così, assolutamente non funziona così. Io ci ho provato, ogni volta che ho cercato di spingere all'inizio della gara, dopo sono andato in crisi, anche i super campioni, loro hanno questo problema. La cosa migliore è di risparmiare un po' l'energia la prima parte della gara e poi se ce l'hai spingi la seconda parte della gara. Io vorrei impostare così la mia partenza, adesso perché non c'è molta confusione, quindi faccio il video perché più tardi sarà molto più difficile. La mia partenza, devo vedere come sto. Se riesco a tenere un ritmo 4:15, coi battiti non superiori a 145, allora tengo questo ritmo fino alla metà gara, diciamo alla mezza. Poi dopo vedo come sto. Se sto bene, allora forse aumenterò un pochettino il ritmo, ma poco poco, per arrivare fino al 33-34 km. Perché io dico così? Perché quando tu superi il 33 km, 34 km, che ti senti ancora abbastanza bene, allora lì puoi dare tutta fino all'arrivo. È difficile che dopo vai in crisi al 38°, 39° km, così. Se invece arrivi al 34° km, che già ti senti molto stanco, molto affaticato, allora conviene rallentare ancora un pochettino, risparmiare l'energia per gli ultimi 3-4 km. Ok, quindi io vorrei fare così. Parto 4:15, poi vedrò. Il mio discorso è questo, che bisogna partire a Z3, ok, perché ognuno di noi ha i battiti diversi. Z3 e poi dopo, quando ce l'hai, aumenti un po', vai Z3, Z4. Cioè, la fine di Z3, inizio di Z4. Fino quando mancano 5-6 km, ancora non puoi andare con cioè, Z5. Questa è la mia strategia di gara di oggi, il gel ce l'ho e spero che lo stomaco non mi dia fastidio. Perché anche la maratona del Lamone lo stomaco ho sofferto, che al 33° chilometro lì invece stavo bene, ma ho dato fastidio allo stomaco e mi sono fermato, ho vomitato addirittura e poi sono ripartito. E speriamo che non mi succeda qui. Comunque oggi vedo che ci sono anche tanti atleti, poi la temperatura ideale. C'è l'aria frizzantina un po', diciamo che non è fredda, non è nemmeno caldo. Per ora c'è il sole, il cielo è abbastanza aperto, quindi va bene. Adesso vado da Lorenzo, poi dopo facciamo un po' di riscaldamento e poi ci mettiamo alla linea di partenza. Tutto ok, ragazzi? Seguitemi, mi raccomando. Molti di voi guardate il video e però non mettete like e magari anche non seguite il canale. Vi chiedo per favore di seguire il canale, dai. Siete tutti runner, quindi siamo amici. Fate questo, ok? Grazie, a dopo. Grazie.
Ci siamo, eh? Ciao, ciao. Seguite, mi raccomando. Secondo chilometro. Alberto! Grande! Vai, ben di voi! Vai via avanti te! Io devo andare più piano! Vai più piano, qui! C'è la manetta! Vai, 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 tranquillo, che adesso lì. Vai, non molliamo casa! Sì, forza! Sì! Bellissimo! No, una bella passeggiata! Vai con la salita! Siamo, abbiamo superato il secondo chilometro, siamo a sul ponte Carlo! Sì! Qua. Vedete quello davanti a me? C'è scritto 3 ore. La bandiera. Pensa a 3 ore. Questa è la mia linea rossa che non devo superare. Pensa a 3 ore. Perché oggi il mio obiettivo, se riesco a fare 3 ore, per me già è tanto. Adesso no. Anche perché ancora è presto. Siamo al 4 chilometro. Quindi devo andare più piano, in modo che seconda parte della gara devo avere un po' di energia. I bracci sono alti comunque, ancora su 150, non scende giù. Il ritmo 4.10, 4.15. I primi 4 chilometri abbiamo fatto un po' in città, centro, poi sul lungo fiume, il ponte. Di nuovo siamo ritornati sul lungo fiume, eh? Invece adesso stiamo andando in direzione di opposta di quello di prima. Siamo al 6 chilometro, io sono sempre con pensa al 3 ore. I battiti per fortuna sono calati, adesso sono su 140 142 43. È perfetto, comunque ritmo adesso andiamo un pochettino più piano su 4.15 4.17. Per me va bene perché non devo esagerare adesso, mi devo solo autocontrollare perché io voglio partire adesso, ma non devo. Devo stare sempre con pace per ora, anche se mi sento bene. È un po' difficile prendere l'acqua. Che incidente! Oddio! Ho preso i sali per sbagli perché meriti così non si può fare. Siamo al 7° chilometro. Dopo c'era un po' prendo il gel, sai? Sapete perché? Perché il gel lo voglio prendere pian piano, non tutto una volta. Ciao! Ciao! Come va? Bene, bene. Forza. Grande. Allora, ci sono amici di salute, no? Sempre un piacere. Allora, dicevo che sì, il gel vuole prendere poco e un po' alla volta, perché non vuole avere il problema di stomaco come ho avuto alla maratona del Lamone. Quindi non basta avere solo una condizione fisica adatta per la maratona, devi stare attento anche allo stomaco, ai battiti, ai passi, tutto deve essere controllato, se no è un attimo che vai in crisi. Oggi cerca di non andare in crisi, non ti sa mai. Allora, siamo al 9 chilometro, io già ho iniziato a prendere il gel. Ho preso questo gel qua che c'è il tappino, così apri chiudi, facile. Faccio un gel concentrato,
Allora, importante. Importante l'integrazione perché anche oltre alla maratona di 50 km di Romagna di occhio aperto, perché sono partito con un problema allo stomaco e non riuscivo a prendere niente. Dopo sono andato in crisi. Qua invece lo stomaco sembra che va bene adesso, quindi voglio prendere il gel poco a poco, un po' alla volta. Un'altra cosa molto importante durante una maratona, una gara così lunga, quando ti stacchi dal tuo gruppetto perché devi bere l'acqua o devi prendere il gel, non devi accelerare all'improvviso per rientrare nel tuo gruppo, devi aumentare ma lentamente, nel senso che senza sprecare energia, perché se riesci a risparmiare un pochettino di energia che può servire per la seconda parte delle gare. All'undicesimo chilometro siamo entrati in una galleria. Finora non c'era una rettilinea lunga, sempre stavi scendi cavalcavia. Ok, quasi siamo al 13° chilometro, siamo entrando di nuovo al centro città. Come vedete nelle schermo, davanti ci sono i segnali etiope. E poi molti lì dietro siamo noi. Che bello ragazzi! Sono contentissimo! Ritmo 4:15! Abbiamo superato il 13° chilometro, passiamo sotto questa porta gotica. Vedete? Ragazzi, vedete che spettacolo! Quando corri una maratona così non senti la stanchezza e la fatica e ti piace andare avanti e goderti ogni metro, ogni passo. Ci ho messo quasi 5 km per prendere un gel da 60 grammi. È così. Adesso tra un po' prendo un altro gel, ma sempre da Nevianz. Un ristoro, dopo un sorso d'acqua, ma non tanto. Giusto. Perché se bevi anche tanta acqua ti può dare fastidio. Dio mio, ho rischiato di cadere. C'era un pezzo di dosso sulle strade, non l'avevo vista. E si è girato i piedi. Guardate questo qua. Vedete? Questo qua è pericoloso. Siamo al passaggio di mezza maratona. Allora, 1 ora e 30, 17 secondi. Perfetto. Se continuo così, oggi riesco a fare 3 ore. Non si sa cosa succede più avanti, soprattutto al 30° chilometro. Vediamo. Se penso sempre davanti quello di 3 ore, è perfetto. È molto regolare, mi piace. Lui non accelera, va sempre in modo regolare. Ritmo su 4:15 così, è perfetto. All'inizio eravamo molti di più, adesso siamo sempre di meno. Dopo 21 km di curve, San Pietrini, ponti, finalmente sto vedendo una rettilinea lungo. C'è il giro di boa, vedo l'Alberto più avanti. Forza Alberto! Vai! Allora Lorenzo deve stare ancora più avanti. Bravo Lorenzo! Sono contento che sta andando forte lui oggi. Siamo al 26° chilometro con la fonte. 28° chilometro, rimasto i giri di boa.
Io sto bene, voglio partire, ma ancora è presto. Aspetta, e sto sempre col gruppo di 3 ore. Sto benissimo, ma non si sa mai, perché ancora mancano 2 chilometri al 30°, poi si vedrà. Può essere una sensazione, può essere ingannevole, non si sa. Devo aspettare, non ho fretta. Se io riesco in 3 ore sono contento. Di meno, ancora più contento. Uguale. C'è la 3 chilometri. 2 ore, 7 minuti e 50 secondi. Va bene. Devo tenere questo ritmo. Vedo Lorenzo davanti a me. Non va bene. Ma come? Tu sei rallentato. Sai com'è? Vieni. Vieni, vieni. Porca miseria. Io sono stato sempre con Peter. Per ora vediamo quanto riesco a leggere. Ci aspetto più avanti, perché anch'io vado in crisi, non si sa. Siamo al 32°. Siamo al 33°. Devo stringere i denti. Oh, anche no, pochi chilometri. Siamo al 34°. Mi sto avvicinando al gratto. Qua davanti a me. E lui è partito più forte di me. Alberto, andiamo. Dai, stringi i denti. Andiamo, dai. Dai. 37°. L'ultimo 4:10, 4:15. Devo tenere questo ritmo fino all'arrivo. Mi piace per Lorenzo e Alberto, loro sono partiti molto bene e dopo sono andati in crisi. Lorenzo è andato in crisi molto prima e dopo anche Alberto. Non so perché, è strano. E dopo chiedo per quale motivo. Io invece sono molto contento perché oggi posso dire che ho gestito alle grandi. Veramente io sono riuscito a dare di più di quello che potevo dare fino all'ultimo chilometro. Good job! Moment, please. 1 second. Non ne ho più. Ho visto. Allora. Cosa è successo? Ma io ho perso un mese di allenamento. Ho 30 km più di così. Non ne avevo. Bravo, guarda, bravo. Ci hai messo proprio 3 ore e 12 secondi. Bravo. Sì. Dopo 2 ore che sei da venire. Raga Lorenzo! Dopo la maratona la birra ci sta, giusto? Allora, questo saluto amici di fatica. E stavolta, alle differenze di altre maratone che ho partecipato, sono riuscito a gestire bene la mia forza, le strategie giuste, ok? E così anche gli ultimi chilometri io avevo ancora la forza di spingere. E non ho calato, non sono andato in crisi. Ok, al 33°, 34, 35°, io avevo ancora la forza, ancora potevo spingere. Questo è tutto grazie alla pianificazione della gara. La maratona devi fare così, altrimenti se parti così dici che ok, io parto, vado e poi dopo al massimo rallento un po' e così finisco la gara. No, non funziona così, perché non è una gara di 10 km o la mezza. Qua devi calcolare tutto. Se sbagli una virgola c'è il rischio che dopo vai in crisi.
Io infatti sono riuscito con la condizione fisica che ce l'ho adesso, problema alla schiena, allenamenti, io non sono in forma, ma tutto sommato sono riuscito a finire bene. Ma finire bene non vuol dire il tempo che fai. Tu puoi fare 3 ore, 3 ore e mezza, anche 4 ore, non importa, 2 ore e 45. Importante è la gestione della maratona. Importante che riesci a gestire bene, importante che seconda parte riesci ad andare come la prima parte della maratona, o se riesci ad andare ancora più forte, meglio è. Ok? Grazie, grazie che avete visto il video. Vi chiedo come sempre di mettere like e seguire il canale. Ciao, grazie, a dopo. Ciao.